Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi ci troviamo su Raceroom e voglio riprendere la guida, diciamo, consigli di guida per principianti, tutorial che avevo un po' abbandonato ultimamente e che grazie alle vostre richieste riprendo oggi. Ed oggi voglio riprendere un po' il dettaglio della frenata di cui avevamo parlato precedentemente. Faccio una piccola premessa, ragazzi. Sono un appassionato, quello che vi dico si basa sulle mie esperienze, su quello che ho reperito da persone che mi hanno dato consigli, che sono più esperti di me, più veloci di me. Quindi se dico qualcosa che non va o mi sbaglio o qualche cosa che non vi torna, non vi quadra, non esitate a lasciare un commento qui sotto, sarà per me un onore e un piacere potermi correggere e discuterne insieme a voi. Allora, che cosa ci fa considerare una frenata eseguita in modo corretto? Sicuramente una frenata fatta in modo lineare, cioè in linea, che ci dia la possibilità di essere in sicurezza e che ci faccia affrontare il nostro punto di corda con una certa precisione e che ci faccia uscire dalle curve il più rapidamente possibile. Nello specifico, una frenata fatta bene, al limite, è una frenata in cui siamo fuori dalla zona ABS e soprattutto non blocchiamo le ruote, il che è un elemento da non sottovalutare per quanto riguarda le gare di endurance e soprattutto quando si iniziano a fare delle gare in multiplayer in linea. È un qualcosa da tenere in considerazione per avere una certa regolarità in pista. Allora, quali sono gli elementi tecnici da tenere in considerazione per fare ed eseguire una frenata come si deve? Allora, fondamentalmente sono tre. La prima è avere dei punti di riferimento fissi in pista che non cambiano né per quanto riguarda eventuali incidenti, situazioni meteo o altro, cioè qualcosa che identifichi un punto in cui dobbiamo frenare e siamo sicuri sempre che sia quel punto lì. Ovviamente possono cambiare questi punti di diciamo qualche metro, soprattutto in funzione del consumo gomme o delle condizioni generali del nostro mezzo, però in linea generale, se il mio punto è a 50 metri, magari a metà gara con le gomme consumate sarà a 55, e ovviamente basare questi punti di riferimento in base al nostro stile di guida. Questo è molto molto importante. Siamo più aggressivi, mangiamo i cordoli, non li mangiamo, insomma bisogna tenere questo. Quindi come si fanno a trovare questi punti di riferimento? Allora, molto semplicemente, se non conoscete il circuito, andate in pista, ve lo faccio vedere qui. Ad esempio sulla sinistra vedete ci sono dei cartelloni, prendiamo questi perché questi non cambiano, perché sono molto alti e quindi difficilmente potrebbero essere distrutti. E come avete visto, abbiamo appena passato il 100, qui siamo al 50. La prima cosa che andrò a fare è cercare di frenare al 100%, ai 100 metri. Andiamo alla prossima curva, proprio per darvi l'esempio. Cerchiamo di andare a bomba prima di arrivare alla rivazza, e sulla destra vedete c'è subito i cartelloni. Io ho frenato ai 150 metri e come vedete sono corto, nel senso che ho anticipato troppo la frenata, quindi la prossima proverò ai 100 metri e via dicendo. Se sono ancora corto andrò ai 75 e via dicendo, cercherò di allungare. Se la curva, malgrado io sia andato più lungo, per esempio adesso vediamo qui a bomba, vedete qui sono corto, se invece arrivo lungo qui, allora vuol dire che cercherò di tornare indietro rispetto a quelli che sono le distanze dei miei riferimenti. Per farvela breve, inizio con 150 metri, 100 metri, se vedo che non basta 75, se vedo che ai 60 sono troppo lungo, cioè sono arrivato lungo in curva qui ad esempio, allora ritorno indietro a 75. Come faccio a sapere se il punto è giusto? Il punto è giusto quando so che il mio limite massimo prima di entrare in zona ABS, o meglio di bloccare le ruote, mi dia la possibilità di comunque andare a cercare il mio punto di corda. Nel senso, ragazzi, non devo né bloccare e né far attivare l'ABS che mi allunga un po' la frenata, d'accordo? Quindi questo è la ricerca del mio punto di riferimento.
Secondo elemento importante da tenere in considerazione per una buona frenata è il rilascio progressivo del freno. Adesso mi sto distraendo un pochettino mentre vi parlo. Allora, in pratica, quando si arriva al punto di staccata si preme il freno al 100%, d'accordo? E durante la frenata, proviamo qui il 100%, si rilascia per dar sollievo al freno, per riprendere e riacquistare direzionalità delle vostre ruote e soprattutto per alleggerire il carico aerodinamico che si sta creando durante la frenata, che è mostruoso, e cercare di contrastare anche la forza centrifuga che ha tendenza a buttarci fuori. Quindi, facendo una depressione progressiva del nostro freno, riusciamo a riacquistare appunto quello che è più importante, la direzionalità, che ci dà la possibilità di essere precisi appunto sulla ricerca del punto di curva. Inoltre, da dire, questo rilascio progressivo ci dà la possibilità di andare non solo a trovare il punto di corda più rapidamente, in modo più preciso, ma soprattutto ci dà la possibilità di posizionare l'auto in centro curva in modo tale da poter riaccelerare a gas pieno quando usciamo da questa curva. Perché se noi ci troviamo in una posizione sbagliata come questa, ad esempio, non possiamo andare a riaccelerare, ma bensì dobbiamo andare a correggere. Il fatto di dover correggere la posizione dell'auto implica altri rischi da tenere sempre in considerazione, quello di avere eventualmente problemi di testa coda. Allora, cerchiamo di farlo sulla rivazza, che mi pare che sia una curva. Allora, se io freno, adesso freno apposta, ma diciamo che arrivo troppo lungo, no? E sono posizionato qui, io finché non venga a correggere non potrò riaccelerare, perché se riaccelero quello che succede è che mi giro. Ero in seconda, però facciamolo qua, diciamo che siamo lunghi, se riaccelero al massimo, opla, vedete come parte e devo andare a correggere. Guardate il volante del widget sulla sinistra, non il volante della macchina, perché non è sincrono con la sterzata, però il concetto è abbastanza chiaro. Se praticamente non sono preciso nell'esecuzione della mia frenata e vado troppo lungo qui e devo andare a correggere, il rischio di testa coda è altissimo. Quindi ecco perché durante la frenata, per poter impostare la mia curva, do 100%, rilascio, poi c'è un momento morto e hop, riaccelero. Quindi la facciamo qui in questa curva, ragazzi. Frenata, rilascio progressivo, niente per un secondo, comincio a riaccelerare. E comunque, come vedete, non ero preciso e nel riaccelerare stava partendo. Ultimo elemento molto importante per effettuare una frenata in modo efficace e per evitare guai è quello di frenare con il volante dritto, ragazzi, ed è al rilascio del progressivo della frenata che posso iniziare a girare. Perché? Perché vi faccio vedere se freno con il volante leggermente sterzato o sterzato, perché abbiamo l'abitudine di cercare di allungare la frenata il più possibile. Guardate che succede, hop, sotto sterzo. Proviamo a farlo nella prima variante. Mettiamo anche il DRS, ragazzi. Vediamo, cerchiamo di essere un pelino più lunghi e di girare. No, sono buono addirittura qua. Ecco, proviamo ad allungare qui. Vedete? Gira poco. E quando esco, visto che ho impostato male e accelero, ho la tendenza ad andare in testa coda per cercare di recuperare il gap. Quindi ecco qua, ragazzi, tre elementi fondamentali da aggiungere alla guida, diciamo, sulla frenata. Punti di riferimento molto importanti, fissi, d'accordo? Prendete più di uno, perché non si sa mai quello che può succedere, mentre io vado a stamparmi sui cordoli. Fare una diciamo, rilascio progressivo del freno per ritrovare direzionalità alle vostre ruote direttrici.
e quindi avere un volante dritto quando si frena, ragazzi, è importantissimo. Quindi ragazzi, se questa guida tutorial, questi dettagli in più sulla frenata vi sono piaciuti, non esitate a lasciare un pollice in su, non esitate a lasciarmi un commento in descrizione per aggiungere magari altre tecniche o correggermi, come dicevo all'inizio video, se ho detto qualche cavolata. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per essere notificati ogni qualvolta butto un video sul web. Noi ci vediamo prestissimo, da Fabris è tutto, ciao!